L'Hair Stylist ha spiegato perché è finita con la showgirl argentina. Antonino Spinalbese è stato uno dei nomi più acclamati in questa edizione del Grande Fratello VIP. Il grande pubblico è stato immediatamente incuriosito dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia dell'ex e fidanzato di Belén Rodríguez e papà della piccola Luna Marie. L'Hair Stylist è però entrato deciso a farsi conoscere e apprezzare dai telespettatori, scrollandosi di dosso l'etichetta di fidanzato di. Durante la prima puntata il 27enne ha lanciato subito una prima stoccata alla celebre ex, affermando che lei non c'entrava nulla con la mia vita e io non c'entravo nulla con la sua, e ammettendo che la rottura era praticamente inevitabile. Inoltre, prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, Spinalbese ha concesso un'intervista a Key Magazine. Inevitabile che si finisse a parlare di Belén Rodríguez. Spero che tra Belén e Stefano duri per sempre. È la cosa migliore per i nostri figli, ha spiegato il 27enne alla rivista di Gossip, passando poi a parlare della relazione avuta con la showgirl argentina. Con Belén non è mai stato uno sbaglio. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. Antonino ha detto di aver fatto il possibile per salvare la relazione, soprattutto per il bene della figlia Luna Marie. Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo. Da qui la decisione di non forzare troppo, e di lasciarsi definitivamente con Belén.